È giunto poco dopo le ore 21 di ieri sera, sabato 11 maggio, sul palco allestito in Piazza Salotto a Pescara, il vice premier Luigi Di Maio per sostenere le candidature degli aspiranti sindaci ed europarlamentari del Movimento 5 Stelle. Ad attenderlo una folla entusiasta. Nel prendere la parola, il leader del Movimento Pentastellato ha affermato: «C'è un'emergenza corruzione, negli ultimi giorni sono emerse un'inchiesta in Calabria, una in Sicilia, una in Lombardia ed una in Sardegna, come se Tangentopoli non fosse mai finita». Tangentopoli non è mai finita, tant'è vero che hanno soltanto cambiato gli strumenti dell'ingegneria della corruzione. E allora in un paese in cui c'è un'emergenza corruzione come questa, che si parli di tendine sulle croci o di abolire la legge sull'aborto o di abolire la legge Mancino, sono solo strumenti di distrazione di massa. E ve lo dico qui stasera perché noi non dobbiamo cedere. Non dobbiamo cedere agli strumenti di distrazione di massa, non ci facciamo prendere in giro. Oggi, ha aggiunto ancora Di Maio, presentiamo la legge sul conflitto di interessi. Non voglio fare una legge contro qualcuno. Di solito si pensa ad una sola persona ed invece sono tanti, sono quelli che gli hanno fatto opposizione per anni. E lui sicuramente è quello che ha più paura di tutti, così il vice premier, riferendosi a Berlusconi, di cui pur senza mai citarlo, ha mostrato un video in cui il leader di Forza Italia invita gli elettori del Movimento 5 Stelle a svegliarsi. Questo è solo un contributo. Per dirvi che più faranno così, più ci faranno stare dalla parte giusta della storia, Perché quel signore ha definito coglioni voi, che votate il Movimento 5 Stelle, ma grazie a voi, quelle persone che avete visto all'inizio in quei video stanno un po' meglio, hanno una qualità della vita migliore. So che non abbiamo fatto ancora tutto, però vi voglio dire una cosa. Quando applaudite a quelle cose che abbiamo fatto per le imprese, per l'elettrico, col reddito di cittadinanza, per i pensionati, applaudite a voi stessi. E sul palco di Pescara, tra gli altri, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Partecipazione, che significa informazione, perché io devo prima spiegare cosa faccio e poi posso chiedere il voto, altrimenti è un voto alla cieca, è un voto al buio, non conta niente. Noi dobbiamo spiegare e poi chiedere... a dirsi.